Bella raga, oggi andiamo a Val Madrera a fare street boulder. L'ho sempre detto, una volta all'anno io devo andare a fare boulder e a sto giro ho deciso di andare a provare questa alternativa. Devo dire, molto molto divertente. Ho infatti partecipato al Valma Street Block. Per chi non lo sapesse, si tratta semplicemente di andare a scalare per gli edifici della città e devo dire che non è così facile, non è così banale come si pensa, anzi è molto molto divertente come situazione. Un'ottima alternativa, tra l'altro la giornata veramente pessima, ma dove comunque poi il meteo ha tenuto, garantendo agli organizzatori e ai concorrenti di portare a termine questa bellissima giornata. Io non ho molto da dirvi a riguardo, se non che veramente complimenti a chi ha organizzato, perché devo dire, manifestazione organizzata benissimo, si è svolta nel migliore dei modi, si respirava un'aria molto molto bella, molto divertente, e dall'inizio alla fine c'è stata, raga, c'è veramente, raga, non mi vengono le parole, venite voi a provare così capite, anzi vi invito, se ci saranno altre edizioni, ad andare perché merita davvero. Tra l'altro erano presenti più di 40 blocchi, riuscire almeno a provarli tutti dalla 1:30 del pomeriggio fino alle 6 diventa veramente una bella maratona. Però a mio parere val veramente la pena, a mio parere val veramente la pena di provarci, figa, sono riuscito a dirlo senza impappinarmi. Tra l'altro, dopo essere andato con la puleggia scassata, devo dire che ha tenuto tutto il giorno, quindi siamo in via di guarigione, speriamo presto di ritornare invece a scalare su rocce. È inutile che mi sto a dilungare, tanto non saprei dirvi molto altro, e vi lascio direttamente a qualche immagine di questo street boulder. Allora, direzione Val Madrera, prima gara di street boulder. Cioè, tipo, farò schifo violentissimo e tipo sta iniziando a piovere, quindi boh, vedremo cosa ne verrà fuori oggi. Andiamo qua, Enrico Brambilla. Mi fai video? Saluto. Ciao. Come la vedi oggi, street boulder? Ah, pure? Come la vedi? Male, brutta. Sì, sì, come il badilo. Ora, primo settore. È andata male, perché ti nascondi? Ale, credici che tiene. Ce l'ho. Ale, tieni duro. Ale. Dai. Non ha limiti, giusto? Ma il paese quando l'ho fatto? Sì, fantastico. Voglio riprovarlo. Dai, dai. Cos'è il pollice, no? Ale. Ale, Miro. Vai dietro con la testa. C'ha impressione a caldo sullo street boulder. Ale. Vai, vai, vai tosto. Dai, Ale. Vieni tu, da lì, vieni di qui, Ale. Bravo. Piccolo. Ale, Ale. Buona? Fa 2 secondi in più. Vai. Rosso, rosso. Dai. Ali. Vai. Vai. Giallo. Ale, dai. Ale. Grande. 10 minuti, andiamo a vedere se si riesce a fare ancora un blocco. È un giallo, un verde. Comunque è figa come manifestazione. Prende tutto il paese e c'è veramente un botto di roba. Sarà divertenti. Bella, bella. Ale. Scheda che adesso andiamo a consegnare. 16 blocchi, vabbè. Primo street boulder, comunque tanta roba.
qualche giallino l'abbiamo chiuso, buono così. La D di Alpinist Polimi, tutto il direttivo. Poi la Alpine. Alpine Polimi. Allora? È andata bene. Sullo street boulder. È stato bello, prima esperienza di street boulder e... faticoso? Bella compagnia. Sì. No, tira sul morale no. Cioè, dimmi se posso andare a casa con il morale alto. Cioè. E anche le mani, guarda le mani. Morale altissimo. Ci sta. Esperienza sullo street boulder. Sto a posto, i polpastrelli non ci sono più però. Devo dire ragazzi, lì si stava bene. Com'è andata? La merda. Come era al solito. Anche per oggi è tutto, spero di avervi mostrato qualcosa di nuovo, rinnovo di nuovo i complimenti agli organizzatori e noi ci vediamo alla prossima. Bella raga! Ah sì raga, dimenticavo, sabato 30 aprile, inaugurazione della stagione alla palestra del CAI di Saronno. Trovate tutto in descrizione. Bella!